Hare Krishna. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. 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 Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari. Jaya Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari. Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana. Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Jamuna Tira Vannachari. Jamuna Tira. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Madhava Kunja Bihari. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Jayo Radha Madhava. Jayo Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari. Jayo Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari. Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana. Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vannachari. Yamuna Yamuna Tira Vannachari. Yamuna Tira. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama,
Rama, Rama, Hare, Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare, Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Bo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Shri Nitai Sachinandana ki, Srila Prabhupada ki.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Leggiamo dallo Srimad Bhagavatam. Leggiamo dallo Srimad Bhagavatam il canto Hare Krishna, il canto quinto intitolato L'impeto creatore, il capitolo sesto intitolato Le attività di Sri Rishabh Deva, il verso numero 17. Leggiamo parola per parola. Yasyam Eva, in essa la coscienza di Krishna o il nettare della devozione. Kavayam, il progresso dei grandi studiosi o dei filosofi della vita spirituale. Atmanam, il sé. Aviratam, costantemente. Vividam, vari. Vrigina, pieni di peccati. Samsara, nell'esistenza materiale. Paritapa, dalle condizioni di sofferenza. Upatapyamanam, soffrendo. Anusavanam, senza affermare. Snapayanta, che si bagnano. Taya, da quelli. Eva, certamente. Paraya, grande. Nivritya, di felicità. Hi, certamente. Apavargam, liberazione. Atyantikam, ininterrotta. Parama Purusha Artam, il migliore tra tutti i successi dell'uomo. Ati, sebbene. Svayam, se stesso. Asaditam, ottenuto. Na, non. Eva, certamente. Adriante, cercano di raggiungere. Bhagavadiyatvena eva, Bhagavadiyatvena eva, a causa della relazione con Dio, la persona suprema. Parisamapta sarva arta, coloro che hanno messo fine ad ogni tipo di desideri materiali. Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhai Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada chi? I devoti si immergono costantemente nel servizio di devozione al fine di essere alleviati dalle vicissitudini dell'esistenza materiale. Essi gustano così la felicità suprema e la liberazione in persona viene a servirli. Ciò nonostante, essi non accettano questo servizio, anche se è offerto loro da Dio in persona. Per un devoto la liberazione, mukti, ha ben poca importanza, perché avendo raggiunto il servizio d'amore sublime al Signore, egli ha ottenuto tutto ciò che si può desiderare e ha trasceso ogni desiderio materiale. Rileggiamolo insieme. I devoti si immergono costantemente nel servizio di devozione al fine di essere alleviati
dalle vicissitudini dell'esistenza materiale. Essi gustano così la felicità suprema e la liberazione in persona viene a servirli. Ciò nonostante essi non accettano questo servizio, anche se è offerto loro da Dio in persona. Per un devoto, la liberazione mukti ha ben poca importanza, perché avendo raggiunto il servizio d'amore sublime al Signore, egli ha ottenuto tutto ciò che si può desiderare e ha trasceso ogni desiderio materiale. Spiegazione. Il servizio di devozione offerto al Signore è la più alta benedizione per chiunque aspiri a sfuggire alle vicissitudini dell'esistenza materiale. La Bhagavad Gita 6.22 insegna Yam Ladva Chaparam Labam Manyatena Dikam Tata. Raggiunta questa perfezione, l'anima sa che non c'è niente di più prezioso. Quando si raggiunge il servizio di devozione, che non è differente dal Signore stesso, non si desidera niente di materiale. La mukti consiste nell'essere liberati dall'esistenza materiale. E Bilva Mangala Thakur diceva a questo proposito: Mukti Mukulitanjali Sevatesman. Per un devoto la mukti non rappresenta un guadagno molto grande. La vera mukti consiste per gli esseri viventi nel ritrovare la loro posizione costituzionale. Questa posizione è la stessa per tutti. Tutti sono servitori del Signore. Di conseguenza, quando si pratica il servizio d'amore al Signore, si è raggiunta la mukti. Perciò il devoto non aspira alla liberazione, neanche se questa gli è offerta dal Signore in persona. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shimate Manusevita Prabhuti Namine Nasyata Prabhupada Sanima Graini Rantanam Rupasya Palane Shiksham Prerakai Namostute Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Goravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtya Tadishatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Allora, Hare Krishna, salutiamo e offriamo i nostri omaggi anche a tutti i devoti che seguono da casa. In particolar modo Bhaktin Claudia e Bhakta Paolo da Napoli, e poi c'è Walter da Milano, e c'è da Siena ci sono Petra e la figlia Fabiola che seguono anche, e Gabriella anche dalla Sardegna. Dov'è in questo momento? Sardegna, dalla Sardegna in questo momento, E poi sicuramente c'è anche Tridandi Prabhu che segue e ci controlla da casa, il grande confratello. Hare Krishna a tutti i devoti. Allora, qui c'è una parola molto importante in questo verso. Apavargam è sinonimo di mukti, della vera mukti. Apavargam significa liberazione, ma liberazione da cosa? Perché mukti che significa? Liberazione da che cosa? Mukti significa liberazione dai condizionamenti della materia, praticamente. Cioè, l'anima spirituale, pura servitrice di Krishna, eterna per natura, piena di conoscenza e piena di felicità per costituzione naturale, e quindi questa condizione per lei è eterna, imperitura, in stretto contatto con Krishna, Dio la persona suprema, che è la fonte da cui emana tutto quello che esiste, quindi si trova nella sua condizione naturale, vede Krishna faccia a faccia e lo serve costantemente, senza sosta né motivazioni personali, venuta in contatto con questo mondo materiale, si copre di un corpo
fatto di materia, di elementi grossolani, e si copre anche di una mentalità materialistica che le fa pensare: io sono questo, io sono quest'altro, io la penso così, io la penso colà, questi sono i miei gusti, io sono, che ne so, un uomo, quindi ho determinate esigenze. E questo avviene vita dopo vita, finché l'anima spirituale via Vasayatmika Buddhir e che ha Kurunandana non ha un solo obiettivo, se l'intelligenza non si ferma sull'unico vero obiettivo, che il servizio devozionale a Shri Krishna, Dio la persona suprema, a meno che non abbia questa intelligenza fissa sul servizio di devozione a Krishna, sull'obiettivo ultimo e reale in realtà dell'essere vivente, vediamo come al contrario l'intelligenza si perde in molte diramazioni. Quindi via Vasayatmika Buddhir e che ha Kurunandana Bahushaka Hyanantascha Buddha Yorvia Vasainam. Praticamente, se l'intelligenza dell'anima spirituale non si spiritualizza e non si fissa sui piedi di loto di Krishna, che sono il servizio devozionale a Krishna, che non è differente dalla persona di Krishna, vediamo come effettivamente si rimane confusi e sviati. Perché? Perché per natura, la natura materiale, con tutto ciò che riguarda la natura materiale, è in continuo mutamento, non ci si può fermare un attimo, non... ora ho dei desideri, domani ne avrò altri, poi ne prenderò un nuovo corpo, diverso da questo, magari di un'altra specie di vita, avrò altri desideri, e quindi la mia intelligenza si perderà in una moltitudine di diramazioni. Mukti significa liberarsi da questa condizione di schiavitù, asserviti alla natura materiale con i suoi continui cambiamenti, mutamenti, senza trovare mai in realtà vera pace e soddisfazione. Allora, qui in particolare però usa la parola apavarga, è il contrario di pavarga, è proprio il sentiero che conduce all'inferno, che conduce alla sofferenza, che conduce alla morte, e quindi a una nuova rinascita, poi una nuova morte, poi una nuova rinascita, con vecchiaia e malattia in mezzo, come se non bastassero già la nascita e la morte. Allora, apavarga, liberazione da pavarga, da sentiero che conduce all'inferno, che conduce ad una condizione infernale, cioè, sì, ci sappiamo dal quinto canto di Srimad Bhagavatam che ci sono proprio in pianeti infernali, no? Non è mitologia, questi luoghi veramente dove c'è tanta sofferenza e dove ci sono persone che ci infliggono sofferenza, perché il karma delle anime spirituali che finiscono lì è molto pesante. Però condizione infernale in realtà è anche quella presente in questo mondo, in alcune condizioni che possono sembrare paradisiache, o anche addirittura in pianeti molto elevati, nel Param Desha, nei luoghi paradisiaci, quindi il nord dell'universo, anche lì in realtà la vita è veramente infernale, ad una visione reale. Con occhi Jnana Chakshu, chi ha gli occhi della conoscenza vede che anche avendo ottenuto una buona nascita, avendo ottenuto ricchezza, bellezza, cultura, questo e quest'altro, un buon karma quindi, anche quella in realtà è una Shubha Shubha, come dice Krishna nella Bhagavad Gita, Shubha Shubha, sia risultati positivi che risultati negativi in realtà sono tutti negativi. Perché? Perché sono temporanei. Questo significa che questo mondo materiale è falso, perché è tutto temporaneo. Allora, in cosa consiste questa sofferenza, questa condizione infernale del mondo materiale? Allora, si chiama pavarga. Pavarga, il primo passo è parishrama. Parishrama significa duro sforzo per la sopravvivenza, praticamente. Noi vediamo come la maggior parte delle persone in questo mondo materiale si immergono in uno sforzo immane soltanto per la sopravvivenza, soltanto per riuscire ad ottenere quelle quattro cose: mangiare, dormire, attività sessuale, un po' di gratificazione dei sensi e per difendersi, no? Vediamo parishrama, duro sforzo per la sopravvivenza. E cosa conduce questo duro sforzo per la sopravvivenza? In sanscrito si dice pena, la bava alla bocca, come i cavalli. Però qua da fare l'esempio dei cavalli, vediamo i cavalli o i muli o gli asini che tirano grossi pesi, trasportano grossi pesi per molte ore della giornata, a un certo punto alla fine della giornata gli viene questa schiuma alla bocca, questa è pena, no? In sanscrito dice pena, la schiuma alla bocca. E poi c'è, certo, dopo c'è baia, paura, perché vediamo che malgrado tutti i nostri sforzi
non abbiamo veramente conoscenza di quello che succederà, non sappiamo dove stiamo andando, non riusciamo veramente a risolvere i problemi dell'esistenza. Baia, e alla fine c'è mrittio, c'è morte, no? Quindi il sentiero pavarga passa attraverso un duro sforzo per la sopravvivenza, schiuma alla bocca, quindi sofferenza accentuata, paura e morte, alla fine la morte. Ma anche nel migliore dei casi, anche se non ci fosse duro sforzo per la sopravvivenza, come dicevamo prima, anche in condizioni materialmente parlando paradisiache, dove non c'è duro sforzo per la sopravvivenza, vediamo come si può nascere effettivamente in condizioni favorevoli, dove quindi non c'è questa schiuma alla bocca che compare alla fine della giornata, però vediamo comunque c'è paura, c'è baia, c'è paura perché io non lo so. Perché sto qui? Io non lo so cosa mi aspetta dopo, non so cosa ci sarà dopo, e comunque c'è mrittio. Anche se io fossi così intontito da non provare neanche paura, perché non mi pongo le domande da dove vengo, dove sto andando, cosa ci sarà domani, non sono intelligente, no? Non proietto gli occhi dell'intelligenza lontano per vedere cosa succederà se agisco in una certa maniera. Quindi può anche esserci assenza di paura in casi di intontimento acuto, però comunque c'è la morte, alla fine c'è la morte, mrittio, e questo riguarda tutti in questo mondo materiale. Quindi per evitare questo, parishrama, pena, baia, mrittio, per evitare tutte queste cose qui, apavarga, bisogna accettare, bisogna percorrere il sentiero dell'apavarga, della liberazione, mukti, che sono sinonimi. Quindi questo bisogna accettare. Noi vediamo come effettivamente molti filosofi definiti mayavadi, cioè seguaci di Maya, seguaci dell'illusione, affermano di aver ottenuto la liberazione grazie alle loro pratiche ascetiche, alle loro austerità e penitenze. Dicono di aver raggiunto una certa liberazione. Tanti filosofi, anche indiani, no? Vediamo molti swami che provengono dall'India, dicono di aver raggiunto la liberazione e di poterla anche insegnare, perché loro praticamente dicono di aver realizzato che questo mondo materiale è falso, è mithya, falso, e che l'unica realtà è quella che loro hanno realizzato finalmente, che è Brahman, l'unica realtà è lo spirito. Però non si capisce come mai, dice Prabhupada ci mette in guardia, no? Come un padre benevolo, protettivo, tutelativo, ci mette in guardia da questi personaggi, perché dice: come mai loro sono così convinti che questo mondo sia mithya, sia falso, eppure vediamo come sono impegnati in attività tipiche di questo mondo, filantropiche, umanitaristiche. Come mai, dicevo, come mai siete così liberati, così avanzati, però siete caduti dalla vostra cosiddetta posizione di liberazione impegnandovi negli affari di questo mondo che è mithya, come voi stessi annunciate e dichiarate? In realtà, vera liberazione, questa è maya, cioè maya significa praticamente pensare che qualcosa sia mio in questo mondo materiale, concepire la vita pensando di essere io Krishna, praticamente. Questo significa maya, bhoktaram yagyatapasam, bhoktaram yagyatapasam, sarvaloka maeshwaram, suridam sarvabhutanam. Cosa fanno i filantropi, cosa fanno gli umanitaristi, le persone che fanno del bene in questo mondo materiale? Praticamente dicono: io sono Krishna, io sono Dio, in altre parole, perché Krishna dice, per esempio, suridam sarvabhutanam, io sono l'amico di tutti gli esseri viventi, io sono il vero benefattore. Invece molti cosiddetti benefattori si impegnano in queste attività benefiche, filantropiche, per il benessere dell'umanità, non sapendo in realtà chi è la vera umanità, chi è l'uomo, perché, cosa sottende del concetto di uomo. Non conoscono niente dell'anima spirituale, quindi non possono assolutamente fare del bene veramente alla persona, creano soltanto danni, creano soltanto problemi. E questo non genera veramente soddisfazione, non può dare, conferire soddisfazione l'innaffiare foglie, rami e frutti di un albero, per fare una metafora
non si può trovare, ricavare veramente soddisfazione da questa attività, perché effettivamente quando una persona che ama è soddisfatto del servizio alla persona amata, quando vede che quella persona è veramente soddisfatta. Io divento soddisfatto se la persona amata è soddisfatta del mio servizio. Ma noi vediamo come gli sforzi dei cosiddetti filantropi umanitaristi è completamente vano, perché nessuno è veramente soddisfatto. I beneficiari delle loro attività filantropiche non sono veramente soddisfatti, se non in quel contesto, in quel contesto contingente, limitato. Sì, è vero, se io do l'acqua ad una foglia, effettivamente la foglia in quel momento sarà un po' rinfrescata, ma non ottiene linfa vitale. No, perché non è così che ottiene linfa vitale, non sarà veramente felice la foglia, sarà un po' rinfrescata, sarà un po' ripulita dalla polvere che inevitabilmente vi sarà finita sopra, quindi rinfrescata, ripulita, ma non sarà nutrita, non sarà veramente felice. Da quell'acqua messa in superficie non trarrà vera linfa vitale. Alla stessa maniera vediamo come in questo mondo materiale sono tutti insoddisfatti, filantropi e antropos, e anche gli uomini, quelli che ottengono il bene da questi filantropi, che ottengono questi cosiddetti benefici da questi filantropi, sono tutti insoddisfatti. Gli uni perché non ottengono veramente beneficio se non contingente, ok, mi ha riempito la pancia, mi ha dato un tetto, però poi la pancia mi si svuota, i vestiti li perderò e dovrò lasciare questo posto, quindi mentalmente soffrono, è un disastro. E di contro anche coloro i quali danno questi cosiddetti benefici, filantropi, gli umanitaristi, non sono soddisfatti perché vedono che effettivamente tappano un buco e se ne aprono altre 100. Risolvono un problema, se lo risolvono parzialmente, ma ne creano tanti altri. Ma infatti vediamo, non è che non è una... lo vediamo come servizi sociali, per esempio, fanno, ma che fanno? Cosa hanno concluso? Quale problema hanno risolto veramente? Nessuno. La scienza medica quale problema veramente ha risolto? Nessuno. Io vedo che continuano le persone ad ammalarsi, continuano a vivere male, continuano a morire, a invecchiare e a soffrire. Allora, questa è Maya. Maya pensare, per esempio, su Ridam Sarvabhutanam. Io posso fare del bene a qualcuno, no? Posso fare del bene al mio vicino, posso fare del bene alla mia comunità, posso fare del bene alla mia città, vediamo noi politici. Politica significa attività fatte per il benessere dei cittadini, questo è veramente il significato di politica, no? L'etimologia, benessere, fare qualcosa, attività benefiche per i cittadini, vediamo, no? Si impegnano, oppure fare del bene al mio mondo, se potessi farei il bene supremo, se potessi sarei Dio praticamente, quindi anche il filantropo di quartiere in realtà se potesse farebbe il bene supremo. Ci sarebbe il supremo, io sono, dice praticamente, non sono ancora Dio, ma se mi impegno vi dimostro che sono bravo a fare del bene a tutti e che sono il beneficiario supremo, ecco. Oppure Bhoktaram Yagyatapasam, Sarvaloka Maheshwaram, Maya significa, quindi Mukti significa liberazione da Maya. Maya significa per esempio pensare di essere proprietari di qualcosa, di possedere qualche cosa. Vediamo come niente ci appartiene veramente, persino questo corpo. Il primo insegnamento di Krishna qual è? Dehi non smiyata dehe komaram yovanam jara tatadehantara praptir dirastatra namuyati. Una persona saggia si rende conto che niente è suo, neanche questo corpo, tant'è vero che lui osserva questi corpi che gli vengono assegnati malgrado la sua volontà. Vede questo, lui è l'osservatore, osserva i cambi del corpo, i cambiamenti del corpo, e dovrebbe rendersi conto, chiunque dovrebbe rendersi conto, che noi non siamo i proprietari neanche di questo corpo, tant'è vero che ci cambia costantemente addosso e io ho paura di perderlo. Se ho paura di perdere questo corpo vuol dire che capisco che fondamentalmente, essenzialmente non è mio questo corpo, con tutto quello che è collegato con questo corpo. Se non è mio questo corpo, non è mio neanche tutto ciò che è collegato con questo corpo, dai legami di parentela agli oggetti, alle acquisizioni grossolane o sottili che posso conseguire nel corso della mia esperienza in questo corpo, essere incarnato, puranjana significa colui che gode all'interno di un corpo. Noi siamo puranjana, no? Noi siamo esseri incarnati che viviamo all'interno del corpo e non ci ricordiamo che esiste il beneficiario supremo, l'amico supremo, ma che non siamo noi, si chiama Avighyata. Avighyata significa l'amico sconosciuto. Noi siamo qui in questo mondo materiale e ci siamo dimenticati del vero amico, Avighyata, il Paramatma.
Dio, Krishna, la persona suprema, che si espande per amore all'interno di questo mondo materiale, penetrando in ogni atomo e penetrando soprattutto nel cuore di ogni essere vivente, perché dell'amore che nutre i nostri confronti. Così come vediamo se c'è una persona ammalata, se c'è una persona ammalata ed è degente, quindi all'ospedale, non può muoversi da lì ed è gravemente ammalata ed è a letto in questo ospedale, se c'è una persona che veramente gli vuole bene, passerà molto tempo all'ospedale insieme a lui. Ma se c'è qualcuno che veramente ti vuole bene, entra in ospedale con te e non esce dall'ospedale finché non esci tu. E così Krishna, no? Così Krishna Paramatma, questo testimone consenziente che acconsente ma non approva necessariamente le nostre attività pilotate da Maya, acconsente ma non approva quando noi cerchiamo di far del bene senza sapere cosa significa del bene, senza sapere a chi sto facendo del bene, non approva quando diciamo io e mio, concetti di io e mio, aham, mameti, io sono questo corpo ed è mio tutto ciò che è collegato con questo corpo. Lui non accetta, non approva questo, però questi sono i nostri desideri, per amore soddisfa i nostri desideri, però ci conferisce anche la sofferenza, sempre per amore. La sofferenza in questo mondo materiale, tipica del sentiero pavarga, tipico del sentiero della schiuma alla bocca, del duro sforzo della sopravvivenza, poi paura e morte, quella è una misericordia di Krishna. È una misericordia di Krishna perché batosta dopo batosta, sofferenza dopo sofferenza, frustrazione dopo frustrazione, l'anima spirituale si risveglia, inizia a risvegliarsi. E dopo molte nascite e morti, Bahunam Janmanamante Gyana Vamma Prapadyate, la persona veramente situata nella conoscenza, che ha studiato tutte le scritture vediche, che ha osservato, che ha sofferto, capisce che Vasudeva Sarvamiti, che Krishna è tutto ciò che esiste ed è la causa di tutte le cause, colui il quale è veramente situato nella conoscenza. Però sappiamo quanto quest'anima così elevata sia anche molto rara. Invece, il movimento per la coscienza di Krishna, che è una espansione potente dell'amore senza causa, della misericordia senza causa di Sri Krishna, Dio la persona suprema, nella forma di Sri Chaitanya Mahaprabhu, dà a tutti quanti l'opportunità di percorrere il sentiero apavarga, percorrere il sentiero della liberazione, come prendere un trascendentale ascensore senza tener conto del background dell'anima spirituale all'interno di questo mondo materiale, senza tener conto delle eventuali qualifiche, qualificazioni, meriti passati, ha studiato le scritture vediche, non le ha studiato, si è impegnato in attività ascetiche, non si è impegnato, non importa. Semplicemente Harernama, 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 Iva Kevalam, Kalo Nastieva, 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 Gatila Nyata, semplicemente cantando il Mahamantra Hare Krishna, semplicemente cantando il Mahamantra Hare Krishna è possibile ottenere la liberazione, Mukti, poter percorrere il sentiero dell'Apavarga, semplicemente impegnandosi nel canto, nell'ascolto e nel pratico servizio devozionale a Sri Krishna, così come Srila Prabhupada, puro devoto di Krishna, inviato di Krishna, speciale inviato di Krishna, ci ha insegnato. No? Questo è il segreto che ormai non è più neanche il segreto dei segreti, ma non è neanche più tanto segreto perché per misericordia di Krishna i devoti sono ispirati a distribuire la coscienza di Krishna in tutto il mondo ormai da tempo sufficiente per affermare chiaramente che ormai il servizio devozionale in qualche maniera è conosciuto in ogni città, in ogni villaggio, e sarà sempre più diffuso. Questa è la previsione Pritivite, no? In ogni città, in ogni villaggio, dice Chaitanya Mahaprabhu, questa è la previsione: in ogni città, in ogni villaggio si diffonderà il canto del santo nome di Krishna, il movimento del Sankirtan, così come Sri Chaitanya Mahaprabhu in persona, Krishna, Dio stesso, nella forma di puro devoto di Krishna, è venuto ad insegnare e a diffondere, a farci vedere come si fa a praticarlo e a diffonderlo. Allora, vediamo se c'era qualche cosa che... Se qualcuno anche da casa, abbiamo ancora 10 minuti, se qualcuno anche da casa vuole porre delle domande su questi argomenti o in generale sulla coscienza di Krishna,
può farlo telefonando al numero 06 688 91540, ma comunque scorre sul testo, sul monitor. Allora, rileggiamo insieme il verso. Allora, i devoti si immergono costantemente nel servizio di devozione al fine di essere alleviati dalle vicissitudini dell'esistenza materiale. Quindi questo è il primo passo. Sappiamo come il servizio devozionale conferisce subito sollievo da queste condizioni materiali tipiche del pavarga, come abbiamo detto prima. Duro sforzo alla sopravvivenza, bava alla bocca, sofferenza, sforzo, paura, morte. Allora, il servizio devozionale, quando ci si immerge costantemente nel servizio devozionale, cessa, allevia, inizia con l'alleviare le vicissitudini dell'esistenza materiale. Essi, cioè i devoti che si immergono così costantemente nel servizio devozionale, gustano quindi la felicità suprema, e la liberazione in persona viene a servirli. Liberazione significa essere impegnati nel servizio devozionale. Liberazione non significa, è come una persona che, Prabhupada fa l'esempio di una persona che non ama il suo lavoro, è sfinito dal suo lavoro, non ce la fa più, è esausto, è esaurito il suo lavoro. Non è che semplicemente si licenzia e basta, non è quella la liberazione. La liberazione è che ti licenzi da quel lavoro ma ti impegni in qualche altra attività, non è soltanto licenziarsi o astenersi dall'attività. Questo lo vediamo, chiunque abbia mai incontrato difficoltà sul suo lavoro, potendolo abbandonare, lo abbandona, ma non è che rimane a casa a non far niente, abbandona il suo lavoro e ne cerca subito uno che è più affine alla propria natura. Alla stessa maniera, l'essere vivente, qual è la natura dell'essere vivente? Ontologicamente, l'essere vivente che cos'è? Allora, l'essere vivente ontologicamente è un atomo, una particella di piacere per Krishna. Questa è proprio l'essenza, il perché dell'esistenza dell'anima spirituale. L'essere spirituale, l'anima spirituale, la jiva, il jivatma, è una particella infinitesimale, anu, di piacere per Krishna. Esiste per dar piacere a Krishna. Ovvio, l'anima è una persona, Krishna è una persona, c'è una relazione normalmente tra queste persone, tra le persone c'è una relazione. Questa relazione, la relazione più elevata tra persone è l'amore, il legame più forte tra persone è l'amore. E amore significa reciproco scambio d'amore, reciproco scambio di servizio, reciproco desiderio di darsi soddisfazione, di darsi piacere. E come leggeremo infatti nel verso di domani, vedremo come Krishna stesso, ma poi questo lo possiamo capire anche guardando la copertina della Bhagavad Gita, che è sempre quella. Prabhupada, da quando ha messo in circolazione la Bhagavad Gita, ha sempre messo questa copertina qui, sempre la stessa. Cosa fa? Cosa vediamo lì? Lì vediamo proprio in quel dipinto che è la copertina della Bhagavad Gita, vediamo l'essenza più profonda della natura, dell'amore che c'è tra l'anima spirituale e Krishna. Vediamo cosa fa Krishna? Krishna fa l'autista di Arjuna. Krishna è l'autista di Arjuna in quel dipinto lì, no? E allora sì, l'anima spirituale sa che è perfettamente cosciente, è cosciente che Krishna è il centro di tutto quello che esiste, è il centro della sua vita ed è il centro di tutto ciò che esiste, ma per amore Krishna fa sentire l'anima spirituale al centro di tutto, per amore. Così come due innamorati fanno a gara per far sentire l'altro al centro della propria vita e al centro di tutto il mondo, no? Il perno sul quale tutto ciò che esiste regge e riposa. Quindi questo. Allora, e quindi si gusta questa felicità suprema. E la liberazione in persona viene a servirli. Ciò nonostante, essi non accettano questo servizio, anche se offerto loro da Dio in persona. Ricordo una volta Prabhupada racconta, più di una volta, ha raccontato quell'episodio di Srila Rupa Goswami e Sanatana Goswami. Sanatana Goswami, se non sbaglio, viveva nella foresta, però voleva organizzare una grande festa. Voleva organizzare una grande festa per Krishna e in onore anche di suo fratello Rupa. Allora lo invitò, giusto? Il contrario, allora Rupa Goswami era nella foresta e voleva organizzare una festa per Sanatana Goswami. Però non aveva niente, viveva nella foresta, era un mendicante, no? Sappiamo. E Sannyasi, no? E non aveva nulla. Babbaji, sì, completamente rinunciato praticamente, no? A Kinchana.
Vabbè, sì, Sannyasi nel senso più esteso, salvato in calcio d'angolo. Allora, volevo organizzare però questa festa, no? Però non aveva niente. E allora una bambina, una ragazzina, un adolescente, portò a Rupa Goswami, portò ogni ben di Dio, è il caso di dire, no? Ogni ben di Dio, cibo, tutto quello che si poteva immaginare, le cornie. E quindi Rupa Goswami poté organizzare questa festa per Sanatana Goswami. Sanatana Goswami andò, invitato da Srila Rupa Goswami, e dice: ma come hai fatto a reperire tutto questo? È impossibile. E gli raccontò, è venuta una ragazzina, ma com'è questa ragazzina? Gliel'ha descritta, ma questa è Radharani, è Radharani, ti sei fatto servire da Radharani in persona, ma non ti vergogni, no? E Rupa Goswami, hai ragione, è vero. Allora questo è il sentimento, no? non vuole il puro devoto essere servito da Krishna. E però Krishna è vinto, sappiamo come è vinto, è conquistato, è catturato, lui è agita. Agita significa l'inconquistabile, però per amore diventa agita per il suo devoto, diventa conquistabile dall'amore, conquistato dall'amore del suo devoto. Quindi da agita impossibile conquistarlo con le penitenze, con le austerità, con lo studio dei Veda, vita dopo vita, miliardi di vite ad approfondire il Vedanta, quando non hanno capito che Vedanta si Veda, Anta e Bhakti, il servizio devozionale, Vedanta, Avishuddha Buddha Yo, Krishna, sono definiti questi uomini, queste persone che si sforzano di conoscere la verità assoluta attraverso lo studio, attraverso le austerità, le penitenze, questo e quell'altro, attraverso lo yoga mistico, Avishuddha Buddha Yo, stupidi fondamentalmente, un'intelligenza piccola, una piccola intelligenza. No, Krishna diventa e agita per tutti e anche per questi, ma diventa agita, conquistabile e conquistato dall'amore dei suoi devoti. E allora cosa fa Krishna in persona, cosa promette nella Bhagavad Gita? Se ti impegni nel mio servizio d'amore, incondizionatamente ti impegni nel mio servizio d'amore, io in persona vengo a darti tutto ciò di cui hai bisogno e a mantenerti ciò che già hai, perché so che tu lo utilizzerai in coscienza di Krishna per diffondere la mia scienza sublime, questo segreto tra i segreti, affinché tutti i miei devoti che si sono dimenticati di esserlo ritornino alla loro salute spirituale, ritornino alla loro memoria, ritornino a servirmi con amore e devozione affinché anch'io possa servire loro praticamente. Però questo è già uno stadio avanzato. Nella nostra condizione dobbiamo comprendere di essere anime spirituali Jivera Svarupa Hoi Krishnera Nitya Das, di essere eterni servitori di Krishna, no? Questo dobbiamo comprendere. Allora, per concludere, per un devoto la liberazione ha ben poca importanza, perché avendo raggiunto il servizio d'amore sublime al Signore, egli ha ottenuto tutto ciò che si può desiderare e ha trasceso ogni desiderio materiale. E Prabhupada conferma ripetutamente, anche nelle spiegazioni della Bhagavad Gita, il puro devoto non ha interesse per la liberazione, non ha interesse per i poteri mistici, non ha interesse neppure a tornare da Krishna, a tornare nel mondo spirituale. Il puro devoto ha semplicemente interesse e desiderio a continuare a predicare le glorie di Krishna anche all'inferno. Lo dice chiaramente Prabhupada nella spiegazione della Bhagavad Gita, dice: il puro devoto è disposto anche ad andare all'inferno, perché dice a Krishna: Krishna, non mi interessa liberazione, tornare nel mondo spirituale non mi interessa, mandami anche all'inferno, l'importante è che io possa parlare di te, predicare le tue glorie, perché so che questo è ciò che ti fa più piacere al mondo, perché parla del mondo materiale, al mondo non c'è niente che ti faccia più piacere. Lui lo dice: nessuno mai mi sarà più caro di colui il quale predica le mie glorie. E quindi così egli ha ottenuto tutto ciò che si può desiderare e ha trasceso ogni desiderio materiale. Qualcuno vuole dire qualcosa anche da casa o qualche commento? Hare Krishna. Dai, buona giornata e tutte le cose Srila Prabhupada. Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Nita Gora Premanande, Hari Hari Bol. Hare Krishna. Hare Krishna.